Questo programma può contenere linguaggio volgare. Benvenuti al 22esimo episodio di Tribuna Rossonera. Oggi tavolo folto. Oggi finalmente sono tornato anch'io, perché è da tanto che non c'ero. Quindi è un ben... sono contento di essere tornato. Meno male, va. Su questi schermi. Meno male. Con noi due ragazzi di cui... tu potresti essere il padre di uno dei due. Vabbè, ma pure te quasi, cazzo, quasi. Vabbè, ma tra me e te non c'è tanta differenza di età. E con noi Simone Giunta. Buonasera. Ma parla bene. Buonasera. Coglione, parla bene. E poi Nicolas Capogrello. Vero? Nicolas Capogreco. Buonasera a tutti. Coglione. Ok. Nicolas Capogreco. E ora ti spiega perché ti chiama Caporello. Allora, Caporello perché c'è questo soprannome, questo nomignolo che poi non lo sa nessuno, fortunatamente. Perché la prima partita che tu hai fatto, che sei venuto qui, è successo che non avevamo le distinte stampate. Non so se te ne sei accorto. Sì, sì. Faccio lo speaker dello stadio, solo io la domenica. E le distinte le ha scritte lui a mano, appena, ma le ha scritte al volo, e le ha scritte di merda. Quando c'era era arrivato il momento del tuo nome, io praticamente la G non c'era proprio e la C sembrano due L, quindi è uscito, io ho detto proprio alta voce Caporello. Spero non te ne sarai accorto. No, me ne sono accorto, però vabbè. Però non è stata fatta apposta. No, la colpa è stata di Leonardo Bera. Capito, esatto, sempre la mia. Mi sento male. Io ti sento bene, però. Distanziati un po' dal microfono. Ok. Allora, partiamo subito dalla partita di ieri. Di ieri, cioè... che sono abituato al martedì. Io sono abituato al martedì, capito? Di domenica. Dove abbiamo vinto 2-0. Mi ci vuoi raccontare tu come l'hai vista dalla porta? E lui, allora, la partita non era facile, perché comunque loro è una bella squadra, era la miglior difesa, se non mi sbaglio, prima di domenica. Quindi sicuramente hanno fatto la partita che fanno tutte le domeniche. Poi i giocatori davanti erano forti, veloci, ripartivano bene in contropiede. Però noi abbiamo gestito bene, siamo stati bravi. Abbiamo palleggiato quando serviva, attaccato quando dovevamo. Ha fatto una giusta partita, secondo me. Senti, come la stai vivendo questa promozione in prima squadra? No, vabbè, sono contento. Da quando inizia la preparazione che speravo di giocare, quindi sono contento. Poi il gruppo è un bel gruppo, tutti bravi ragazzi. Sì. Sono contento. Bene. Molto bene, tu come l'hai vissuta la partita? Esordio dal primo minuto, se non sbaglio, vero? Sì, sì. Io l'ho vissuta abbastanza bene, comunque abbastanza agitato quando ho sentito il mio nome tra i titolari. E certo, non vedevo l'ora, però l'impatto è stato comunque... mi sono sentito bene, stavo bene mentalmente e fisicamente. E comunque sono stati bravi anche i compagni a motivarmi e a farmi gestire l'ansia. Te l'aspettavi di giocare durante la settimana? Guarda, me lo aspettavo da giovedì, quando abbiamo preparato la partita, che mi aveva messo con i titolari. Però proprio ufficialmente no, non me l'aspettavo. Ok. Senti, tu preferisci, secondo te è meglio saperlo a ridosso della partita o magari durante la settimana, in modo che tu ti possa preparare? Come la vivi meglio? Guarda, io preferirei saperlo il giorno stesso, perché comunque durante la settimana preferisco allenarmi sciolto, senza pressioni, e quindi preferisco saperlo sul momento. Certo. Forse il patto non è un po' più duro se lo sai al momento. No, ma io sono uno che l'ansia... devi respirare fuori dal microfono, mi stai stordendo. Perché c'è il naso deviato e quindi respiro male. Ho capito, perché sembra un maiale. No, io sono uno che l'ansia la gestisce abbastanza bene, quindi non fa differenze. Senti, qualche compagno che ti ha detto qualcosa, visto che hai esordito dal primo minuto, c'è stato qualcuno che ti ha detto qualcosa prima della partita? Marco, il capitano, come giusto che sia, mi ha motivato molto. E Rocco anche, diciamo un po' tutti. Senti, invece durante la partita c'è stato qualcuno che ti ha detto qualcosa? Forse Marco è quello che parla un po' di più e dice calmi, siamo calmi. Sì, vabbè, Marco, Carmine, che comunque si è abbassato sulla fascia mia, Rocco,
i soliti comunque, quelli che parlano di più. Senti, a te invece Nicolas ti ha detto qualcosa? Nicolas Eccoli? No, vabbè, Nico lo conosco ormai da tanto tempo, siamo tanto amici, quindi sì, le solite cose, poi battutine. No, però ne sta vicino, mi aiuta quando sa che magari posso andare in difficoltà. Senti, invece il mister Marco Vari? Vabbè, Marco pure ormai lo conosco da tanto tempo, tra agonistica e mo, tanti anni che siamo insieme, poi lui mi ha detto di giocare come so, tranquillo, senza ansia, e fa quello che sapeva. Beh, comunque, sei soddisfatto di te stesso? No, sì, beh, comunque possiamo... mi dispiace che mai l'esordio è andato male, abbiamo perso 2-0, sì. Però... beh, lì c'erano tanti fattori poi collegati all'esordio. Sì, vabbè, però mi ricollego a quello che ha detto Nico, pure io preferisco che me lo dice il giorno stesso. Per esempio a Centro Sportivo Primavera non ero sicuro di giocare, quindi sono arrivato là e stavo tranquillo, poi me l'ha detto e non c'è manco il tempo, capito, fatti in ansia perché ti riscaldi subito. Certo. Poi c'è Domenica che la sapeva, prima in casa. Senti, invece è arrivato nel settore dei portieri, è arrivato Lorenzo Manni, che insomma ha grandi esperienze, e ti ha detto qualcosa lui invece? Sì, vabbè, a parte secondo me Lorenzo è fortissimo, proprio veramente un'altra categoria. Poi la cosa bella sua è che riesce a far serio anche quando scherza e fa, cioè allenamento lo vedi che fa parate assurde, intanto fa lo stupido, nel senso positivo. Oppure lui mi ha detto di gioca tranquillo, di fare cose semplici, non inventa mai niente, alla fine è quello. Ecco, quanto è importante magari allenarsi vicino a persone che comunque hanno solcato campi anche... no, professionistici. Lo stesso Matteo Santi che ci abbiamo avuto fino a dicembre, lo sento ancora tutti i giorni, lui mi ha dato una mano assurda e me ne scrive ancora tutti i giorni. Ho visto pure che ha commentato, sì, il post che abbiamo fatto. Matteo lo sento sempre, a me è proprio ormai un amico, è diventato come un fratello maggiore. E pure Lorenzo lo stesso, sì. No, è importante. Vuoi fare la stessa domanda a Capo Grello? A Capo Greco, dai. La domanda su... dell'importanza di allenarsi vicino a queste figure. Beh, sì, spicco. Penso che comunque puoi confermare la stessa cosa. Sì, confermo, perché anche trovarseli contro in partitella comunque ti fa capire che comunque un altro ambiente questo. Senti, a proposito di ambiente, sei arrivato da poco, da 2 settimane, stai qui 3 settimane? Quasi tre. Come ti trovi? Come hai visto la società? Come è lo staff tecnico? Insomma, una parola con le ferro. No, ma io già quest'estate ero venuto a fare 2 o 3 giorni di ritiro con la squadra. Certo, è cambiata quasi tutta, però alcuni già li conoscevo. E devo dire che mi hanno accolto bene. Mi hanno preso bene, Odd soprattutto mi ha accolto subito benissimo e mi sono trovato bene già dal primo impatto. Vabbè, tu sei qua da più tempo, quindi è inutile farti questa domanda, perché tu, Nico, perdonami, prima di venire qui a Colleferro dove stavi giocando? Al Grifone. Bene, senti, vogliamo anche... Allora, visto che c'è qua uno che ha fatto tutte le giovanili al Colleferro, sì, puoi sfruttare il gancio, insomma, per fare anche qualche domanda riguardante la giovanile, magari un mix. Beh, vogliamo, non so se stai seguendo, non lo so, le avventure della Juniores, se segui qualcosina. Beh, io nonostante gioco magari, è capitato già da 2 settimane con la prima squadra, e comunque giocherei pure il sabato tranquillamente con la Juniores, se fosse per me. Comunque sì, seguo tutte le volte. Contro i Giardinetti sono andato in panchina, mi dispiace, ho perso così. Ecco, raccontaci un po' la sconfitta, perché è stata una sconfitta abbastanza pesante quella di sabato, no? Sì, ma noi sicuramente non abbiamo giocato bene. Poi abbiamo preso 3 gol palla inattiva, è brutto andare a prendere gol così, perché magari le marcature, le cose, va sempre meglio su palla inattiva. Poi mancava magari Andrea pure, che non è venuto con noi, quindi un riferimento importante là davanti, però non è una scusa, dobbiamo sicuramente fare meglio e potevamo sicuramente vincere. Beh, ci può stare comunque, ricordiamo sempre il campionato, è sempre il campionato difficile, sì, e comunque la posizione in classifica non è proprio malaccio, quindi no, assolutamente ci può stare ovviamente una battuta d'arresto, magari non così pesante, però ci può stare. No, vabbè, sì. Allora, tu renditi conto che qui a fianco abbiamo forse gli ospiti più piccoli che abbiamo mai avuto, perché uno è 2005, uno è 2006. 2006. Beh, penso di sì. Com'è ritrovarvi poi nel mondo dei grandi? Cioè, effettivamente c'è paura all'inizio, c'è timore, c'è ansia, c'è che tipo di
No, vabbè, è bello, sicuramente è più bello perché si alzano i ritmi, si alza il livello, quindi giochi con persone più forti, è sempre più bello. Però pure gioco con le età mie, mi fa piacere, poi là tutti gli amici miei sono cresciuti insieme, quindi comunque mi dispiace pure che non, magari loro li vedo meno, certo. Però sicuramente è più bello il gioco qua, per carità. Pure io confermo quello che dice Simone, comunque fa piacere trovarsi con gente più grande, con esperienze maggiori. E ti allena anche tanto anche su questo. Senti, una domanda, una volta lo facevamo, ti ricordi, facevamo chi è il più divertente del gruppo? Come no? Chi è quello più divertente del gruppo secondo voi? Ma che avete inquadrato già? Penso lui Carmine, sono tutti Carmine. Carmine? Carmine, sì. Sì, è sì, una volta è stato pure a casa mia e no, è troppo una follia. È troppo ride. No, però tutti, dai, tutti simpatici, tutti. Un altro che potrei dire, non lo so. Guarda, un periodo l'anno scorso andava forte Valentino, Alessandro. Ah, pure Alessandro. Andava no, fortissimo. No, ma sono tutti simpatici, tutti bravi ragazzi. Sentite, invece, come state preparando a questo punto la partita, la trasferta lunga di Gaeta, che se non sbaglio ci sarà, si partirà il giorno prima, è ufficiale questa cosa? Sì. Come la state preparando e come vi aspettate per proprio questa partita? Sicuramente non sarà una partita facile, loro se non sbaglio stanno pure sopra di noi in classifica, sì. Dobbiamo andare là e fare la partita che sappiamo, attacca quando serve, come abbiamo detto l'altra volta, attacca quando serve, gesti palla, non andà subito alla fova di fa go e vince la partita, perché secondo me è là che veniamo fregati. Poi se facciamo la partita nostra sono sicuro che riusciamo a vincere. Io, secondo me non dobbiamo fare l'errore di, come si dice, di abbassare il ritmo dopo la vittoria di domenica, perché domenica abbiamo dimostrato che siamo comunque una grande squadra, non ci meritiamo il posto dove siamo. E secondo me domenica sarà una grande partita su tutti i punti di vista. Ragazzi, poi bisogna anche spezzare un po' questo tabù della trasferta, no? Perché sì, che quest'anno c'è il dato, l'anno scorso era meno sconfortante, quest'anno è ancora più sconfortante, che praticamente siamo secondi per punti accumulati in casa e siamo terzi ultimi per punti accumulati in trasferta, quindi è, cioè, sono praticamente due classifiche opposte. Ecco, come mai secondo voi questa cosa qua, Nico? Guarda, io essendo che sono arrivato da poco non so comunque come è stato, non sono informato su come sono andate le partite scorse, so che però questo è un gruppo emotivamente che si innervosisce facilmente, quindi secondo me è un fattore anche questo, che magari prendiamo subito un gol e perdiamo la testa, però cerchiamo di lavorare anche su questo. No, vabbè, sono d'accordo con quello che ha detto Nico, però secondo me tante volte siamo stati anche sfortunati, soprattutto in trasferta siamo stati sfortunati, poi si può sempre fare meglio, quindi certo. Per carità. Però la sfortuna la prima parte della stagione non c'è stata, cioè ci ha dato tutto contro. Domanda importante quella che sto per fare. Sfruttiamo un po' la freschezza della gioventù che abbiamo oggi. La faccio, Leo, la domanda. No. Secondo voi, Potete rispondere tranquillamente, è possibile, c'è ancora la possibilità di raggiungere, non dico il primo perché mi sbilancerei troppo, ma quantomeno il secondo posto per questi famosissimi playoff che aspiriamo la speranza io ci non deve stare. Secondo me se non c'è la speranza non riusciamo neanche a vincere la prossima partita, per dirti, quindi la speranza ci deve stare. Sicuramente non è facile, però pure le altre hanno leggermente rallentato sopra, se non sbaglio. Quindi perché non crederci alla fine? Secondo me possiamo, perché come ho già detto siamo un gruppo forte e possiamo ambire del secondo posto, secondo me. Cioè, secondo voi è paradossale vedere una rosa del genere stare in una determinata posizione di classifica? Cioè è troppo bassa la posizione di classifica per la squadra che abbiamo? Sì, è troppo bassa. Assolutamente sì, secondo me sì. Bene, vogliamo fare una piccola parentesi del nostro settore giovanile? Ma prego. Allora, come abbiamo detto, c'è stata la brutta sconfitta dell'Under 19 contro il Giardinetti per 3-0 fuori casa. Sempre fuori casa c'è stata anche la sconfitta dell'Under 15 Elite, avvenuta nei minuti di recupero finali contro l'Atletico Torrenova. Poi c'è stata una bellissima partita dove sono venuto a fare le foto dell'Under 17 di mister Vittorio Carbonari contro il Sora, vinceva 2-1 e purtroppo anche qui è arrivato il gol all'ultimo all'ultimo c'è stato il 2-2 della squadra
della squadra ospite, quindi era uno scontro al vertice, quindi è stata veramente una partita, sembrava una partita di prime squadre, non sembrava una partita giovanile, veramente maschia. Poi lo stadio, che poi è successo che hanno giocato di pomeriggio di domenica. Sì. E sembrava che era una partita della prima squadra per quanto c'era gente. Sì, 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 sia ovviamente i nostri che loro. Ci fa estremamente piacere questa cosa. Sì. Significa che finalmente qualcuno ha ricevuto che non conta solo la prima squadra, conta tutta la. No, infatti quando mi sono affacciato dalle scalette, ho visto veramente la tribuna gremita, è stato veramente bello. No, sono contento. Pareggio anche per l'under 16 regionale di Mister Lucidi contro l'Arce, invece c'è stata una roboante vittoria dell'under 14 nel derby contro il Valmontone per 9-0. Sì, 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 sì. Vabbè, meno male, dai, sono contento. Senti, quindi a sto giro la Juniores si gioca in casa, sbaglio? Sabato questo qui gioca in casa. Ok. Allora, al di là della Juniores e di tutto, che volevo chiedere? Aspetta, c'ho la domanda qui e poi... Sulle giovanili, che cosa volevi sulle chiedere? Sulle giovanili, sì, ti volevo chiedere le classifiche, chi sta più in alto? Allora, l'Under 17, come ho detto, sta in questo momento, quando hanno giocato domenica, erano prime in classifica entrambi con il Sora. C'è stato questo pareggio e ha fatto sì che la terza in classifica, vincendo, è andata prima, quindi tra le due litigante ha goduto la terza, esatto. La Juniores Elite, come abbiamo detto prima, sta comunque sia facendo un ottimo campionato, sempre nelle zone alte delle classifiche. L'Under 15, diciamo tra le tutte, l'Under 15 è quella che zoppica un po' di più, ovviamente anche quello è un campionato molto molto difficile, però era partito male, però si è ripreso rispetto all'inizio della stagione, sta comunque lottando con i propri mezzi per poter quantomeno salvare la categoria. L'Under 16 anche sta andando molto bene, l'Under 16 di Mister Lucidi, veramente una squadra anche quella lì molto forte, sta tentando di riprendersi la categoria d'elite, così come l'Under 14 non è proprio nelle primissime posizioni, l'Under 14 di Mister Diego Ciotoli, ma ovviamente l'Under 14 è una categoria particolare perché sono i primi anni di agonismo, è il primo anno di agonismo, quindi poi soprattutto regionale vincerlo non è facile, soprattutto ecco, quello, il primo anno di agonismo, quindi stanno a metà classifica, sarà difficile riprendere la categoria persa l'anno scorso, perché l'anno scorso perdemmo l'Under 14 Elite, sarà difficile recuperarla quest'anno, però comunque sia non stanno facendo male nemmeno loro. E una domanda a voi che siete ancora giovani rispetto a me e Davide, che ormai siamo quasi da buttare, carne da macello proprio. E, il vostro sogno nel cassetto qual è? Cioè a livello calcistico ovviamente parliamo, no? Vabbè, ovviamente arrivare nella massima serie, cioè arrivare in Serie A sarebbe. Beh, arrivare in Serie A. Ormai sogno più passa il tempo e più è difficile, ovviamente. Però è una cosa ormai sputtanata, se vuoi dire, o no? Ma senso? Se tu chiedi il sogno è sempre quello. Se sei nato che vuoi fare il calciatore, quello è il sogno. Poi lui ha la fortuna comunque di essere 19 anni, giusto? Io 18 quest'anno, quindi comunque sia ci hanno entrambi tutte e due le carte in regola. Per poterci ancora arrivare, c'è gente che ci arriva a 30 anni, perché non sognarlo a 18? Beh, certo. Oddio, chi a 30 anche anni? Io sogno ancora con sta gamba. Senti, al di là dei sogni nel cassetto, sì, di tutto, vai prende. Sì, ecco, allora vi spieghiamo. No, aspetta, non abbiamo visto il sogno. Ah, beh, come hai detto, Serie A. Vabbè, sì, ogni anno cercare di creare la versione migliore calcistica. Senti, tu Napoli, tu Lazio. Lazio. Apposto, passiamo al gioco, al prossimo gioco. Romanista, sta soffrendo tanto. Sono settimane complicate. Dai, però hanno riportato De Rossi in sé. Per quello sì, molto, ecco, molto. Devo dire la verità. Allora, questo gioco come funziona? Molto semplice. Sono due domande a testa. Facciamo una e una. Sono 20 minuti. Due domande a testa, arriviamo a 30. Per rompere i coglioni. Vai, mischia e prendi due domande. Sono sia. Allora, sono domande dell'anno scorso. Oddio, ogni volta devi dire. Però, mamma mia, che vediamo palle, se sono ad Napoli quest'anno. Però sono per i giocatori, quindi di solito l'abbiamo fatti fare allo staff, al mister, a tutti. Quindi. Vai, dico. Il tuo peggior difetto e il tuo miglior pregio. A livello calcistico, ovviamente. Allora, il mio peggior difetto è che sono uno che si accende molto. Sì, sei fumentino? Sono abbastanza fumentino.
però sto cercando di lavorare anche su questo. Beh, perché ora che soprattutto sono in una squadra dove ci sono gente più fumentina di Terico. No, anche che magari queste cose non le apprezza. Sì, è vero. E il mio miglior pregio è che sono ambizioso, e concentrato e determinato. Secondo te, ma non per, per egocentrismo, il tuo miglior pregio a livello tecnico? La velocità. La velocità. Corri. Beh, si è visto comunque, sì, domenica. Sì, sì. A me dice, qual è il tuo amuleto portafortuna? C'è qualcosa che in particolare va bene la partita, quindi te lo porti sempre? Ah, l'unica cosa che forse ho sempre al polso, c'è un elastico. Mm-hmm. Quello è l'unica cosa che ho sempre al polso. E poi della signorina. No, la signorina. E in partita forse che quando entro a fare riscaldamento entro quasi sempre il guanto destro e poi il sinistro. Ah, bello, quello, simpatico, caratteristico. Sì, infatti. Vai con la seconda. Prego, prendetene un'altra. In quale luogo del mondo non vorresti mai andare? Ovviamente forse a livello calcistico intendevo. Sì. No, ma anche personale, ma ampliamo. Sì, ampliamo, dai. Unplanned. Quindi personale? Sì. Dai. Ti dico forse l'America. Davvero? Non andresti in America? Il sogno americano si infrange. Allora, senti, invece te la giro a livello calcistico. Ovviamente segui il calcio, sì, tifi Lazio, sì. Okay. Qual è secondo te dei cinque campionati europei, quelli più importanti, qual è quello secondo te più rompipa, cioè noioso, che non ti potrebbe... Dove va? Dove cazzo vai, Davide? Ah, no, qual è secondo te quello meno bello tra... Germania, Spagna, Inghilterra, Italia e Francia. Non mi piace molto il calcio tedesco. Sì. No, se devo scegliere tra Italia, Spagna, Germania, scelgo Italia e Spagna. Ok, io avrei detto francese, lo sai. Non mi piace la Liga. Non mi fa impazzire. Tu che diresti a sta domanda? Io ho detto dei cinque campionati maggiori europei. Sì. Qual è quello che ti piace di meno? Italia, Spagna, Gran Bretagna, Francia. Io pure avrei detto Francia. Chi, che cosa è stato risposto? Ho detto Germania. Tedesco. Forse metterei sì, Francia ultimo, Germania penultimo, comunque stiamo là, livello forse. La Bundes è sempre bella però. Sì, forse ha qualche squadra leggermente più di livello rispetto alla Francia, dove la Francia ormai basta vedere, cioè solo Paris Saint-Germain e poi il resto, basta vedere con l'Olympique una squadra come il Lione che è terz'ultima in classifica, insomma fa capire che il livello si è proprio abbassato. Allora, puoi scrivere tre desideri che si realizzeranno, quali sono? Vabbè, uno abbiamo detto prima, Serie A. Due, che vince lo scudetto a Napoli, già stato succede, fatto. Sta bene sempre la famiglia. Ma che giusto, stanno sempre bene. E il terzo sta sempre in salute, senza problemi. Beh, spensierato. Bravo. Che è la prima cosa. Bravo che non hai detto i soldi. Mi sorprende questa pensata i soldi. Non sei veniale, non è veniale. Beh, da lui. Allora, ci salutiamo. Beh sì, dai. Dettaglio. Siamo arrivati. Sì. Anche perché da quanto ho scoperto circa tre minuti fa hanno l'amichevole. Oggi è l'amichevole? Con la Juniores. Noi, vedi che bello? Noi ci formano mai. No, noi non sappiamo assolutamente niente. Ma è cominciato già l'allenamento? È in teoria, allora già. Allora, vi diamo appuntamento al prossimo episodio. Non facciamo di i saluti oggi, stai perdendo perché c'è un allenamento. Bene, allora, sì. Ci vediamo al prossimo episodio di Tribuna Rossonera. E niente, che poi è la settimana che ci porterà alla partita contro l'Uni Pomezia. Eh sì, quindi grande settimana, quindi... un'altra grande partita. Ma prima di arrivare a quella, c'è quella di Carita, che la quella prossima è sempre la più importante. Allora, ci salutiamo, vi diamo appuntamento a giovedì prossimo e ringraziamo i ragazzi per essere stati con noi. Ragazzi, ciao a tutti. Ciao.